presenta armi, onori al prefetto di Salerno. Compagnia di formazione pronta per la rassegna. Perseguire l'interesse generale e assicurare in modo uniforme in tutte le aree del Paese decisioni efficaci a garanzia dei diritti fondamentali e della pari dignità sociale sono condizioni imprescindibili per preservare la coesione sociale, per innalzare il ritmo di sviluppo e il livello di competitività, per alimentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Alle amministrazioni di ogni livello si impone il massimo impegno per offrire servizi più rispondenti ai bisogni di cittadini ed imprese. Maggiori sono i disagi, le fragilità e le diseguaglianze, più incisiva ed inclusiva deve essere la capacità di risposta dell'apparato pubblico. Sono lieto e orgoglioso, scusa per la voce, a nome mio personale, della Giunta e del Consiglio Comunale della città, di rivolgere ai presenti un cordiale saluto. Saluto le autorità civili, militari, religiose, le cittadine e i cittadini, le forze dell'ordine e l'esercito, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche, partigiane ed arma che vedo schierati solennemente in questa piazza. Un saluto speciale ai giovani, che condividono questa giornata di riflessione e di impegno con tutti noi.
L'occasione è gradita per rivolgere all'onorevole Vincenzo De Luca, neoeletto governatore della Regione Campania, i migliori auguri di buon lavoro. Certo che anche al servizio della comunità regionale saprà ottenere gli stessi risultati conseguiti per Salerno. Il 2 giugno è una giornata importantissima, è la giornata della festa della Repubblica, della Costituzione e dell'Unità Nazionale, del ritrovato desiderio di essere patria, del rinnovato orgoglio di essere italiani. Il 2 giugno è l'occasione per ricordare e rinnovare il senso di un passaggio storico per l'Italia, il referendum con il quale gli italiani scelsero tra monarchia e repubblica, oltre a votare i deputati che avrebbero preso parte all'Assemblea Costituente. Il 2 giugno fu una data storica, anche per un altro motivo assolutamente primario. Fu la prima volta che le donne parteciparono al voto in Italia, in ritardo rispetto alle altre realtà europee e non.